Iniziamo con il creare un nuovo log, cliccando con il tasto destro qui. Quindi creiamo una nuova sessione di log. Scegliamo il nome e l'intervallo di tempo. Clicchiamo due volte sul log appena creato per aprirlo. Selezioniamo le variabili che si vogliono osservare, per esempio temperatura fumi e vento da combustione. Una piccola precisazione, nell'asse delle Y avremo diverse unità di misura, in questo caso gradi centigradi per la temperatura e volte per la ventola. Con Shift Click si possono aprire più visualizzazioni dello stesso log e selezionare quindi ulteriori grandezze rispetto alla precedente. Per comodità si possono mettere su diversi quadranti, affiancato orizzontale o affiancato verticale. Per una migliore visualizzazione dei dati si può zoomare selezionando l'area interessata e con doppio clic tornare allo zoom iniziale. Cliccando su questo tasto si possono vedere i punti precisi di quando sono stati acquisiti i dati. Infine si possono esportare i vari grafici cliccando qui. Le estensioni supportate sono quelle più comuni dei fogli di lavoro.